La maggior parte delle ossidiane non sono lavorabili, sono frutto, sono molto diffuse, però secondo noi sono frutto di una diffusione dovuta a fenomeni parossistici vulcanici che le hanno diffuse in aree vastissime, ma le ossidiane lavorabili sono pochissime in pochi luoghi e in maniera particolare in territorio di Morgongiorio e Masullas. Ma come nasce questa passione di lavorare l'ossidiana? C'era questa necessità di saperne di più e quindi quasi tutti gli oggetti di una certa importanza che facevano parte della preistoria e che anche della protostoria, abbiamo cercato di rileggerli direttamente e siccome c'è anche un atteggiamento diciamo culturale, sono un agnostico, chi non fa non capisce, solo chi fa è in condizioni di capire qualche cosa. Le ossidiane hanno migrato, hanno toccato la Corsica, l'Italia, la Provenza, forse anche l'Inghilterra, dico preistoriche, neolitiche. Quindi dalle analisi di queste ossidiane si sa che sono simili a quelle ossidiane che migrarono anni fa, chissà con quale vettore, in quelle località, in quelle regioni dell'Europa. Quindi questa è una delle vecchie, più vecchie miniere sarde.